È bene che sappiate che la storia ha dei contenuti che potrebbero infastidire i lettori con una certa sensibilità. Se siete di stomaco debole, allora non vi consiglio di proseguire, e se le tematiche forti non fanno per voi, allora chiudete tutto e non lasciate che la dottoressa Eva Grimbel vi faccia di sua proprietà. Experiment 6735 di Ukis, capitolo 15. Luis, dopo la conversazione intrapresa con Lux, sgattaiolò via dalla mensa congedandosi con un «Sono stanco, andrò a riposare». E la ragazza dal canto suo fece lo stesso, utilizzando inconsciamente le stesse identiche parole proferite dall'altro. Quando a distanza di 10 minuti entrambi furono fuori dalla mensa, Dave lanciò un'occhiata ad Azura, che si trovava ancora accanto a lui a sorseggiare il bicchiere d'acqua. «Quella ragazza ci nasconde qualcosa», affermò Dave a bassa voce, passandosi una mano tra i capelli e strinse tra le dita il piccolo ciuffetto a coprirgli la fronte. Azzurra posò il bicchiere rossastro sul tavolo, tenendolo ugualmente tra le mani. «Cosa te lo fa pensare?» inarcò un sopracciglio guardando l'amico. «Non trovi strano che abbia sempre una scusa per sparire per giorni e che passi il suo tempo con 6735? Quel ragazzo per mesi non ha fatto altro che respingerci tutti. Quasi non ci uccideva, e adesso appare lei e sembra essere diventato improvvisamente socievole». Blaterò il ragazzo facendo vagare lo sguardo da destra a sinistra per assicurarsi che nessuno potesse sentirli. Poi si soffermò sulla videocamera di sicurezza che puntava proprio su di loro, ma per quello non poteva fare nulla. Rimase per una manciata di minuti a fissare l'obiettivo, aspettando che esso cambiasse direzione, come era solito fare ogni minuto. Era chiaro quindi che nella sala manutenzione li stavano osservando. Si avvicinò con la sedia alla ragazza. Aveva smesso ormai di guardare la videocamera per non destare sospetti. Circondò la vita di lei con un braccio e l'avvicinò un po' più a lui. «Ci stanno osservando», le sussurrò all'orecchio. Si sentì avvampare, le guance presero un colorito rosato e deglutì a fatica. «Perché dovrebbero osservare proprio noi?» chiese con voce sottile. Sentiva il battito farsi più forte. Di certo non si aspettava un gesto simile, e soprattutto su due piedi. Dave fece scorrere la mano sul collo di lei, spostando i lunghi capelli su una spalla. «Per lo stesso motivo per cui hanno fatto gli esperimenti su Luis. Siamo amici di Luxia e siamo bersagli facili», sussurrò avvicinando di più il viso a quello di Azzurra. «Sorridi, non sto facendo tutto questo per farci scoprire ugualmente», disse con una punta di acidità. Azzurra allora si spinse a sorridere, ma le riuscì così facilmente farlo che il sorriso risultò genuino e vero anche per lei. «Non potevamo parlarne come facevamo prima?» gli chiese allora senza perdere quell'espressione trasognata che aveva in volto. «Avrebbero capito di cosa stiamo parlando. Ci sono microfoni ovunque, lo sai meglio di me. In più, se gli infermieri dovessero sentirci, non esiterebbero a portarci dalla Grimbel e io non ho voglia di farmi analizzare. Adesso basta con le domande e ascoltami». Il tono minaccioso in cui si rivolgeva a lei si metteva a contrasto con la sua espressione rilassata. Ora il naso sfiorava la pelle della ragazza e il suo respiro si infrangeva su di essa. «La Grimbel nell'ultima settimana ha analizzato solo Luis, e per quello che ne sappiamo anche 6735. I prossimi saremo noi se non ci diamo una mossa». Attorcigliò tra le dita una ciocca di capelli marroni di Azzurra. «Li ho visti gli occhi di lui. Non hanno perso il colore, anche solo la vita». E ripensare al suo amico gli fece incrinare la voce. Sapeva che lui si era cambiato e che non sarebbe mai più tornato se stesso. Ma lui non riusciva a dimenticare quel ragazzino spaventato e colmo di rabbia che qualche tempo prima aveva bisogno di conforto e lo aveva trovato in quel ragazzo dagli occhi azzurri come le acque del mare. Azzurra lo guardò, incurante della breve distanza dei loro visi. «Non venderemo Lux alla Grimbel, se è quello che ti aspettavi di propormi», lo rimproverò perdendo la sua finta felicità. «Siamo quello che più si avvicina a una famiglia. Dobbiamo aiutarci a vicenda, non lasciare che quei bastardi ci uccidano grazie alle nostre stesse mani». Fece per allontanarsi, ma la presa possente di Dave sul suo corpo glielo impediva. «Non è quello che intendevo, ma anche questa non è male come idea. Complimenti». La prese un po' in giro. Si perse per qualche istante negli occhi di Azzurra.
Non ricordava che fossero così tanto scuri, ma forse non si era mai veramente soffermata a guardarla bene. Dobbiamo solamente capire cosa nasconde. Voglio che si fidi di noi, e non solo perché tu e lui siete amici. La Grimbel ha paura di lei. Dopo l'ultimo codice 34 fallito, non l'ha più portata in laboratorio e si è persino preoccupata quando Luis l'aveva ferita. È importante per lei. Ancora non l'hai capito? Le sue labbra si incurvarono in un sorriso sincero, colmo di speranza. Se riusciamo a capire perché, potremo uscire di qui. In quel momento, anche Azzurra sentì che qualcosa stava cambiando. Attraversare il corridoio era diventata una delle sue routine, tanto che la canzoncina a ricoprire le mura non le causava più alcun effetto. Tutt'altro, le era quasi irrilevante. Andava a passo spedito verso la camera di 6735 e quando vi fu davanti poggiò una mano sulla superficie fredda, forse quanto la stessa persona che si trovava al di dietro di essa. Non voleva accusarlo o arrabbiarsi con lui, semplicemente voleva sapere se stava bene. Harry non mancava mai in mensa, nemmeno quando non aveva fame. In più, seppur lo conoscesse poco e niente, sapeva che non le avrebbe dato buca in quel modo. Forse era quella di infastidirla maggiormente, il fatto di non essersi seduta al tavolo con lui e non essere riuscita a scambiare quattro chiacchiere. E lei di parlare con Harry ne aveva sempre bisogno. Aprì così la porta ed entrò, come al suo solito, senza chiedere il benché minimo permesso. Dalla finestra aperta era visibile la luna che illuminava il cielo oscurato dal buio della notte. Le era difficile stabilire l'orario, ma non era poi così tardi, constatando che il coprifuoco non era ancora stato annunciato. Si addentrò nella piccola camera senza accendere però le luci. Solo la luce lunare le illuminava il cammino e per metà il corpo di Harry seduto per terra accanto all'armadio. Le gambe del ragazzo erano legate al suo petto e con le braccia le stringeva a sé. La testa era chinata verso terra e i ciuffi di capelli ricci gli coprivano la fronte. Lux capì all'istante che qualcosa non andava e a passi fin troppo lenti si avvicinò a lui sedendoglisi vicino. Le loro spalle si toccavano ed Harry nemmeno se ne rese conto. «Cos'è successo?» chiese allora Lux. Le gambe erano dritte contro il pavimento freddo e per la tensione che circondava la stanza spettrale si mise a giocare con le mani. Harry non alzò nemmeno il viso quando sentì quella voce dolce e innocente paragonabile a quella di una bambina. Un codice 21. Aveva capito che si trattava di Lux fin da quando la ragazza aveva messo piede nella camera, poiché nessuno, ad eccezione di lei, era così folle da oltrepassare la soglia dell'inferno. Lux si chiuse le labbra pronto a domandare cosa fosse un codice 21, ma Harry si affrettò a parlare prima di lei. Ti lascia primo di vita, per qualche ora, o almeno così credi. Stai ore e ore a vagare nel buio, con il niente accanto a te. E quando ti svegli è come se l'aria non ricevuta da anni ti fosse concessa in un solo istante. Come se all'improvviso tu sia resuscitato. La cosa peggiore è che lo Xenox ti uccide veramente. Si prende sempre una parte di te e per il resto dei suoi effetti non riesce a distinguere la realtà dalla finzione. La voce di Harry era roca e piena di dolore. Difatti la sua sofferenza era palpabile persino a lei. Perché ti hanno portato lì dentro? Credevo ci fossi stato qualche settimana fa. Questo fu tutto ciò che riuscì a dire. Voleva poter fare di più, voleva poterlo abbracciare e rassicurare. Ma in fondo lei ed Harry erano solo conoscenti, nulla di più. Per te. E a quella confessione Harry spostò i suoi occhi dal pavimento bianco al viso della ragazza che gli sedeva vicino. La Grimbel vuole che gli fornisca delle informazioni su di te. Non è ancora riuscita a capire come tu non subisca gli effetti degli esperimenti. Disse continuando a guardarla, ma la rabbia con cui di solito l'avrebbe accusata era del tutto assente. Tu hai qualcosa di particolare, lo sai, vero? Disse accennando un sorriso. Gli effetti del codice 21 stavano svanendo ed Harry era estremamente felice di sapere che Lux era reale e che lei non aveva paura di stargli così vicino. Gli occhi verdi del ragazzo attraverso quella luce sembravano più chiari. All'interno dell'iride si riflettevano le bellezze che il cielo stava ospitando e la pelle appariva di porcellana bianca. «E tu glieli dirai?» chiese poi concentrandosi sulla loro conversazione. Si inumidì le labbra screpolate per via del freddo che nell'ultimo periodo aveva tirato. Il riccio scosse piano la testa.
In questo modo alcune delle ciocche dei capelli che gli coprivano la vista si spostarono, permettendogli di osservare meglio la ragazza. Non l'aiuterei mai. È per merito tuo se sono... La paura di pronunciare quelle parole era così tanta da farlo irrigidire. Per la prima volta doveva ammettere a qualcuno di essere quello che era, e non solo più a se stesso. Un mostro, disse infine. Lux si morse all'interno della guancia cercando di trovare le parole giuste, ma non ci riuscì. Non lo sei, disse. Alla presenza di Harry era come se le parole le svanissero dalla bocca, come se nella sua testa ci fosse altro a cui pensare piuttosto che alle frasi da dover dire. Oh sì che lo sono, rise piano lui. Lo sono e come? La verità è che non riesco più a capire chi sono. L'essere chiamato 6735, che distrugge tutto ciò che gli capita tra le mani. Oppure Harry, il ragazzo più bravo della scuola, di cui andare fieri. Sono circondato da persone che mi dicono chi io sia, ma io non riesco a capire davvero dove sia la verità. Sono arrivato alla conclusione che ho smesso di esistere tanto tempo fa. Non sono più Harry o 6735. Sono ciò che ne rimane di entrambi, e i miei demoni stanno per uccidere anche questo. Si morse il labbro inferiore cercando di reprimere quei sentimenti che lo facevano stare male più del dovuto. Sensazioni travolgenti che ogni volta gli facevano perdere la ragione e non gli permettevano di agire con lucidità. Lux allora riprese a guardarsi le mani. Quando ero piccola mi facevo prendere dall'ansia nelle situazioni più difficili. Mi mettevo a piangere e ad urlare e a sfogarmi su tutto ciò che trovavo. Quando mi chiedevano perché facessi ciò che facevo, rispondevo che era Tom a farmi fare tutto questo. Tom era il mio amico immaginario, ma era cattivo. Mi faceva rispondere male, spintonare gli altri bambini e farmi male da sola. Dicevo sempre che era colpa sua, colpa di Tom. Un giorno mia madre venne nella mia camera. Tom aveva ancora preso il controllo delle mie azioni. E lei mi disse: non devi lasciare che qualcuno che non sia tu decida per te. I mostri che vivono dentro di te possono essere mandati via. Spetta a te decidere se lo vuoi o meno. Spiegò con voce lenta e pacata, come se dovesse raccontare una storia ad un bambino affinché possa addormentarsi. Da quel giorno Tom non è più tornato. Non si sorprese quando i loro sguardi si incontrarono nuovamente. Spetta a te decidere chi vuoi essere. Spetta a te scegliere cosa è meglio che tu sia, ma non lasciare che nessuna delle due parti ti uccida. Harry annuì, si era completamente perso nel racconto di Lux, ipnotizzato da ogni singola parola che aveva usato. E quella storia gli aveva donato conforto. Forse per lui c'era ancora una via d'uscita.